Salve fratelli e sorelle bianconere e benvenuti in un mio nuovo video. Per l'ennesimo anno ci ritroviamo qui a commentare l'ennesima figura di merda della nostra squadra in Europa. Per il terzo anno consecutivo non andiamo oltre i quarti di finale, per il secondo anno consecutivo usciamo agli ottavi. Però è colpa di Sarri, ragazzi, colpa di Sarri, non scherzate. Sempre colpa di Sarri. Spero che questi deficienti degli Sarri out si siano resi conto effettivamente che non era tutta colpa di Sarri, ma principalmente della società per il materiale che mette a disposizione degli allenatori. E poi ci sarebbero anche la variante allenatori, però vabbè, lasciamo perdere. Delusissimo da Ronaldo e da Morata, erano i due uomini chiave dalla quale ci si aspettava tantissimo e hanno deluso alla grande, ragazzi, hanno deluso alla grande. Migliore in campo per la Juventus, per distacco, ragazzi, ma come oggi, nelle ultime settimane, Federico Chiesa non gli posso dire niente, anzi gli posso dire solamente scusa, Federico Chiesa, gli posso fare solamente le mie scuse, forse l'ho sottovalutato. E gli chiedo scusa perché se non ci fosse stato lui oggi neanche saremmo arrivati ai tempi supplementari sostanzialmente. Raccontiamo della partita, ragazzi. 45 minuti di merda, come al solito regaliamo un tempo ai nostri avversari, ma ormai non fa più testo sostanzialmente. E dal secondo tempo in poi un po' la partita si è girata perché abbiamo trovato il gol con Federico, l'1-1 dopo 4 minuti, poi c'è stata l'espulsione del calciatore del Porto, poi dopo una decina di minuti scarsi abbiamo trovato il gol del vantaggio con un uomo in più, ragazzi, e per 70 minuti, 60-70 minuti, considerando anche i tempi supplementari, non siamo riusciti a fare il gol del 3-1 perché i fenomeni hanno tirato i remi in barca, come facciamo di solito noi, no? Che si deve gestire il risultato, non si deve gestire il risultato, le partite vanno ammazzate, perché poi vedete che cosa succede, ragazzi? E raccontavo in privato con alcuni amici che la traversa che ha preso Cuadrado non mi piaceva per niente, non mi faceva stare proprio tranquilla la traversa di Cuadrado, perché quelli sono segnali che chi mastica calcio percepisce come segnali negativi, perché se segnava Cuadrado, ragazzi, la partita era finita, era all'ultimo minuto, ieri, il penultimo minuto di recupero del 92esimo, 93esimo, segnava Cuadrado, era finita. Presa la traversa, ho detto ok. In pensiero, me lo sono fatto un pensiero, ho detto ma spero di sbagliarmi, non mi sono sbagliato purtroppo. E niente, ragazzi, ennesima figura di merda. Adesso qualcuno si dovrà prendere le proprie responsabilità, caro Agnelli, perché a Pirlo l'ha messo tu in banchina, hai deciso tu, quindi prenditi le tue responsabilità, perché qua la testa di qualcuno deve saltare, ragazzi. O di Mongoladici, o Bragnelli stesso, o di Pirlo, che sicuramente non ha fatto meglio di Sarri. Pirlo non ha fatto meglio di Sarri. E quindi, se Sarri è stato esonerato con uno scudetto in mano, voglio immaginarmi anche che Pirlo venga esonerato, perché fuori agli ottavi lo scudetto non lo vince e gli è rimasta la finale di Coppa Italia. E mamma, studio culo la finale di Coppa Italia, che me ne frega la Coppa Italia a me. La portaombrelli, il portaombrelli, che me ne devo fare di quel trofeo? Non sono quelli i trofei per la quale noi dobbiamo ambire. E siamo qui per l'ennesimo anno a commentare la Juventus fuori dalla Champions. Mo, non riusciamo ad andare neanche oltre i quarti, anzi, da 2 anni, ma anche oltre gli ottavi. Cioè, paradossalmente, da quando è arrivato Cristiano Ronaldo, stiamo facendo più schifo da quando lui ancora non veniva, che è lui quando non gira bene o male, due finali le abbiamo fatte. RVDS. Non si va oltre i quarti. Che poi abbiamo fatto il rimontone con l'Atletico, se no erano 3 anni consecutivi che uscivamo agli ottavi. E ho detto tutto, ragazzi. Ho detto tutto. E c'è ancora gente che crede allo scudetto. Ma credi di favola da Babbo Natale? Ma quale scudetto, scudetto, ragazzi? Il nostro motto è fino alla fine, finché non c'è la matematica, mai non c'è la matematica, ragazzi. Ma voi volete sbigliare o no? Voi volete lo wifi del bruciotto andando all'occhio? Comunque, ragazzi, ripeto per l'ennesima volta, io non sono uno che si attacca agli arbitraggi,
Però quel contatto in area di rigore su De Ligt, se ci fosse stata una certa squadra che gioca a Madrid, secondo me gliel'avrebbero dato, eh. Cioè, poi non è stato fatto neanche un consulto al VAR. Cioè, ma che cazzo utilità fa sto VAR se non lo utilizzate? Cioè, ragazzi, adesso non voglio fare il piangina perché siamo usciti. Se siamo usciti è per demerito nostro. Punto. Però, porca puttana, cioè, utilizzatelo il VAR. Cioè, nel dubbio, l'arbitro, se c'è un episodio, viene sempre contro di noi in Europa. Sempre. Vi posso fare l'elenco di tutti gli sfavoritismi che abbiamo avuto in Europa. Cioè, nel dubbio, viene contro. Eppure, su Cristiano Ronaldo, nel primo tempo supplementare, perché è vero che il portiere Marchesin prende la palla, però la palla gli passa sotto le gambe e lo travolge Ronaldo, e va anche con la gamba alta. Non lo so, ragazzi, non lo so. Poi dite che noi italiani ci lamentiamo sempre. Ci lamentiamo sempre. Ogni volta favoriscono noi. Ragazzi, nel dubbio ci vengono sempre contro. Non lo so, ditemi voi. Vabbè, ragazzi, anche quest'anno doveva andare così. Ma purtroppo noi ce lo meritiamo, perché se la società non cambia mentalità. Se la società non cambia mentalità e pensa determinate cose e incomincia a pensare in grande, e noi purtroppo faremo sempre queste figure da pellegrini e queste figure di merda in Europa. C'è poco da fare. Adios, ragazzi. Mo' andiamoci a subire altre 12 giornate di campionato di agonia, perché tanto lo scudetto già sta a Milano. Vi auguro un buon proseguimento di serata a tutti, ragazzi. E sempre fino alla fine, forza Juventus. Ma con questa mentalità, ragazzi, non si va da nessuna parte, specialmente in Europa, che lo stiamo vedendo da 26 anni. È l'anno che ho preso 27 che non vince la Champions. Vabbè, vai. Fatta buon, ciao ciao.